Ora vediamo la dimostrazione della formula Compton, che si ottiene dalla conservazione dell'energia e dell'impulso totali nell'urto tra il fotone e l'elettrone, urto da considerarsi relativistico. L'energia e l'impulso nella dinamica relativistica sono riassunti nel quadrivettore energia-impulso. Con la lettera P indichiamo il quadrivettore energia-impulso del fotone prima dell'urto e P' dopo l'urto. Quindi quadrivettore del fotone prima e quadrivettore energia-impulso del fotone dopo, P e P'. Invece con la lettera Q indichiamo il quadrivettore energia-impulso dell'elettrone prima Q e dopo Q'. La componente temporale del quadrivettore energia-impulso di una particella, che sia il fotone a massa zero oppure l'elettrone, la componente temporale rappresenta sempre l'energia diviso C. Quindi per il fotone l'energia all'inizio è HF e dopo l'urto l'energia è HF' con una frequenza F' minore di F. Per l'elettrone invece, prima dell'urto, l'energia è soltanto l'energia di riposo, mc quadrato, mentre invece dopo l'urto l'elettrone ha acquistato anche energia cinetica e quindi è gamma mc quadrato. Poi dividendo per C otteniamo mc gamma mc. Ora passiamo alle componenti tridimensionali dell'impulso relativistico, quindi le tre componenti x, y, z. Sappiamo che l'impulso di un fotone vale anche lui E su C, l'energia diviso C, quindi HF su C in direzione esclusivamente x nel caso del fotone incidente che si muove in direzione x. Non ha una componente y né una componente z. Z è l'asse che viene verso di noi, che esce dal monitor. Invece il fotone diffuso dopo l'urto ha una componente di impulso tridimensionale lungo x e una componente lungo y, che sono dati dall'energia diviso c per coseno di θ e poi per sin θ. Θ è l'angolo di diffusione Compton. Quindi HF' su C cos θ sarebbe questa componente orizzontale dell'impulso tridimensionale del fotone scatterato, come si dice, e quest'altra invece, HF' C diviso C sin θ, è la componente Y del fotone scatterato. L'elettrone invece all'inizio non ha nessuna componente dell'impulso relativistico tridimensionale, perché sta fermo, non si muove in nessuna direzione. Dopo l'urto invece si muove in una certa direzione, questo è l'angolo alfa rispetto all'asse X. E quindi il suo impulso tridimensionale relativistico, gamma mv, viene scomposto nelle due componenti, gamma mv coseno di alfa, questa, e gamma mv seno di alfa, quest'altra. Adesso dall'equazione di conservazione del quadrivettore energia-impulso, che è questo, discende la formula Compton. Questa equazione vuol dire che il quadrimpulso totale all'inizio, fotone incidente più elettrone fermo, è uguale al quadrimpulso totale alla fine dopo l'urto. Quindi il fotone emergente, P', il suo quadrimpulso, fotone emergente più il quadrimpulso dell'elettrone scatterato anche lui. Separiamo le due leggi di conservazione dell'energia e dell'impulso tridimensionale. Quindi l'energia totale all'inizio uguale all'energia totale alla fine e l'impulso tridimensionale totale all'inizio uguale all'impulso tridimensionale totale alla fine. Riprendendo le formule precedenti con i quadrivettori, abbiamo l'energia iniziale del fotone incidente, HF, più l'energia dell'elettrone fermo, mc quadrato, HF più mc quadrato, uguale l'energia dopo l'urto del fotone scatterato, HF', più l'energia, stavolta c'è anche quella cinetica, dell'elettrone diffuso, gamma mc quadrato, che sarebbe in pratica questa. Qui invece abbiamo le componenti tridimensionali dell'impulso relativistico del fotone dell'elettrone prima dell'urto, del fotone dell'elettrone dopo l'urto. L'energia finale dell'elettrone dopo l'urto, gamma mc quadrato, non si conosce e nemmeno la si misura nell'esperimento. Quindi adesso la isoliamo per poi eliminarla utilizzando la seconda formula. La isoliamo, eccola qui, isolata. Raccogliamo H e otteniamo questa prima equazione qua, che è la conservazione dell'energia. Nella seconda formula, invece, conservazione dell'impulso tridimensionale relativistico, all'inizio l'elettrone è fermo, quindi non ha impulso, Q è uguale a zero, questo termine non c'è.
Invece il suo impulso finale Q' non è zero e non è noto e non viene neanche misurato. Perciò lo isoliamo. Q' uguale P-P'. Ora si utilizza la relazione pitagorica, si chiama, che lega l'energia e l'impulso di una particella materiale relativistica, in questo caso è l'elettrone espulso. Questa relazione pitagorica è che il quadrato dell'energia dell'elettrone, cioè il quadrato di questa quantità, è uguale alla somma dei quadrati dei cateti, cioè il quadrato in pratica dell'impulso dell'elettrone più il quadrato della sua energia di riposo. Estraendo la radice quadrata dalla relazione pitagorica otteniamo che l'energia gamma mc quadrato, l'energia dell'elettrone, energia che è data da quella di riposo più l'energia cinetica, è questa relazione qua. Quindi questa relazione la andiamo a sostituire qui e otteniamo questa equazione di conservazione dell'energia. Ora eleviamo al quadrato tutte e due le equazioni, sia quella di conservazione dell'energia che la conservazione dell'impulso. La prima equazione elevata al quadrato diventa questa, la seconda invece diventa quest'altra, dove c'è l'impulso del fotone prima e dopo l'urto. Ricordiamo che l'impulso tridimensionale del fotone prima dell'urto era hf su c e quindi lo eleviamo al quadrato, p quadrato è questo. Invece p', l'impulso tridimensionale del fotone dopo l'urto, aveva due componenti e quando le eleviamo al quadrato e le sommiamo otteniamo questa quantità. Poi abbiamo il doppio prodotto scalare pp', che significa moltiplicare la componente x dell'impulso tridimensionale del fotone prima dell'urto per la componente x dell'impulso tridimensionale del fotone dopo l'urto più la moltiplicazione delle componenti y, ma siccome la componente y del fotone incidente è 0, 0 per l'altra componente y non c'è, quindi rimane hf su c, hf' su c, quindi questi due, per coseno di teta. Ed ecco qua la moltiplicazione fra la componente x prima e la componente x dopo, eccola, moltiplicata per meno 2. Ora semplicemente spostiamo c alla seconda qua al numeratore, in modo tale da avere CQ' alla seconda da sostituire dalla seconda equazione alla prima. Quindi al posto di questo termine CQ' alla seconda mettiamo questa espressione e otteniamo l'equazione scritta qua. Vediamo quindi che da 4 equazioni ne abbiamo ottenuta una sola. Ricordiamo che erano 4 equazioni perché la prima era scalare, quindi la conservazione dell'energia totale, e la seconda era vettoriale tridimensionale, quindi erano 3 equazioni x, y e z. Però a un certo punto avevamo elevato al quadrato entrambe le equazioni e quindi l'equazione tridimensionale era diventata un'equazione scalare. Poi avevamo sostituito la seconda nella prima e quindi da 2 equazioni scalari ci siamo ridotti a un'equazione sola scalare. Da qui viene fuori la formula Compton, semplicemente svolgendo tutti i calcoli, le varie moltiplicazioni, molti termini si semplificano e alla fine si trova questa formula qui, che è espressa attraverso le frequenze. Per farci comparire invece le lunghezze d'onda e ottenere quindi la formula Compton, basta utilizzare questa formula per passare dalle frequenze alle lunghezze d'onda, quindi bisogna sostituire la frequenza uguale c su lambda. E così, dopo semplici passaggi, si ottiene la formula dell'effetto Compton.